Mentre continuano a susseguirsi gli sbarchi e i naufragi in prossimità delle coste sud italiane di centinaia di migranti provenienti soprattutto da Tunisia e Libia, riprende il dialogo tra governo e tutte le regioni per affrontare insieme l'emergenza migranti. I ministri per l'interno Piantedosi, per la protezione civile Musumeci, col commissario straordinario Valenti, hanno avuto un confronto con tutti i governatori con i quali si è stabilito innanzitutto che le regioni saranno più coinvolte nelle decisioni governative attraverso un tavolo permanente sull'immigrazione. Inoltre, ha detto Piantedosi, è intenzione del governo rafforzare i centri di prima accoglienza in Sicilia e Calabria per poi smistare in tutte le regioni i migranti creando strutture piccole ma diffuse. Il ministro Musumeci si è augurato che la disponibilità al confronto del governo possa far approvare i provvedimenti anche alle regioni a guida centrosinistra che avevano contestato la dichiarazione di stato di emergenza da parte di Palazzo Chigi e non si erano espresse a favore del nuovo decreto sull'immigrazione, il cosiddetto decreto Cutro, che ha avuto già il via libera dal Senato e entro il 9 maggio sarà approvato definitivamente dalla Camera.